questo esperimento vi sia utile e molto gradito. Tesorini belli, in cosa consiste ASMR Pomodoro? Pomodoro è una tecnica che serve per concentrarsi sul lavoro, sullo studio, nell'apprendimento in generale o per concentrarsi proprio per darsi dei tempi in cui bisogna stare focalizzati su qualcosa e alternare delle pause forzate che servono comunque a far staccare e recuperare. Un ciclo pomodoro consiste in 4 pomodori di 25 minuti ciascuno. In questi 25 minuti io produrrò dei suoni di sottofondo rilassanti per aiutarvi nella concentrazione. Poi ci saranno delle pause di 5 minuti ciascuna e sono pause diverse, con argomenti diversi. Vi avviso che se vorrete utilizzare questo video per dormire forse non è l'ideale, perché le pause, gli stop dal lavoro saranno segnati da una pubblicità, proprio perché questa vi dovrà svegliare. E dopo la pubblicità, appunto, ci saranno 5 minuti di ASMR per svagarsi, in cui parlerò, in cui farò qualcosa. Poi, al gong della campana tibetana, ricominceranno i 25 minuti di pomodoro. Questo è per chi non ha mai sentito parlare di questa tecnica. Invece, per chi la conosce, magari la usa già, e trovarla in versione ASMR può essere interessante. Il video è un ciclo completo, per cui poi, arrivati alla fine, potete anche rimetterlo da capo. Ovviamente le pause di rilassamento saranno sempre le stesse. Se questo video andrà bene, vi piacerà, magari ne realizzerò anche un altro con trigger diversi e con pause diverse. Giù nel timestamp c'è scritto tutto, ci sono anche link ai video completi da cui ho preso i 5 minuti di segmento per farvi svagare. Per cui cominciamo subito.
Questa sessione sarà effettuata da seduti. Come va? È abbastanza comoda la poltrona? Perfetto. È fondamentale che tu possa rilassarti durante questa sessione di pulizia energetica con sbriciolamento delle energie negative, taglio dei fili eterici. Io prendo le tue energie negative e le sbriciolo. Queste preziose forbici tramandate da generazioni nella mia famiglia questi fili che possono essere rimasti attaccati
tua persona.
adesso che abbiamo districato ben bene i tuoi capelli, andrò a spazzolarli con la spazzola di bambù che andrà a togliere tutte le parti. Che vada più piano? Va bene, andiamo anche più lentamente. Va bene così. È che ad alcune persone piace il movimento veloce e ad altre invece piace il movimento lento. Esiste proprio il fast ASMR. Sì, ognuno ha i propri gusti, è tutto molto, molto soggettivo.
momento, Gita. E dobbiamo sentirci liberi di evolverci, di cambiare. Non è detto che ciò che ieri andava bene per noi, domani vada altrettanto bene. Quindi, tesorini belli, evitiamo di fossilizzarci, evitiamo di ripetere schemi che non ci appartengono più. Ogni mattina alziamoci con la voglia di scoprire ciò che la vita ci riserva. Ogni giorno è un nuovo inizio, dove ciò che andava bene ieri non è detto che vada bene anche. Impariamo a lasciare andare anche le cose belle, perché prima o poi tutto, non dico che debba finire, ma magari si trasforma, cambia la sua destinazione d'uso, cambia la prospettiva, proprio come questa bacchetta magica. Questo bastoncino di legno una volta serviva a tenere una tasca del copridivano e adesso è l'impugnatura di una bacchetta magica. E questi erano orecchini, ma adesso fanno parte di un gruppo di oggetti dedicati a produrre suoni. Giorno è un nuovo inizio. A volte non è facile, perché fa paura il cambiamento, fa paura il lasciare andare ciò che per noi è conosciuto e noto. È normale. Fa parte della personalità umana avere anche resistenza ai cambiamenti, perché la nostra parte razionale vede nel cambiamento un pericolo, ma invece magari la nostra anima nel cambiamento vede l'opportunità di fare nuove esperienze, di fare uno step presenti. Ascoltare sia la nostra parte razionale che la nostra anima, perché entrambe lavorano per noi, ma se ascoltiamo solo una di queste due parti, e non ve lo dico dall'alto di un pulpito, per prima faccio fatica, io per prima tendo a mettere a tacere la mia anima e ad ascoltare di più la parte razionale. Ma quando si mette a tacere la propria anima, lei trova sempre il modo di farsi sentire. Te lo fa in modi anche poco gradevoli. Bene, tesori. La fata Rasulè ha esaurito per questa volta
il messaggio.
siamo arrivati alla fine del primo ciclo pomodoro. Quindi a questo punto devi alzarti da quella sedia, da quella poltrona, sgranchirti le gambe, prenditi un caffè, un tè, una tisana, se hai un giardino, un terrazzo, una finestra, affacciati, prendi una boccata d'aria e non ti rimettere a fare quello che stavi facendo, che sia lavoro, studio o altro di applicativo per la testa. Stai 15-20 minuti lontano da questo computer, da questo device che stai utilizzando per darti dei tempi di studio o di lavoro. Se vuoi continuare a lavorare, studiare in compagnia mia, non ti resta che far ripartire da capo il video per un nuovo ciclo, per una nuova sessione. Io ti mando, vi mando tanti bacini e spero che questa novità sul canale vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un like, con un commento, e si accettano anche consigli per video futuri. Qualora questo video abbia successo, magari lo riproporrò con trigger diversi.